Daniele venne portato a Babilonia da Israele sin dalla tenera età dal re Nabucodonosor. Quando il re si impadronì di Israele, si portò a casa i giovani più intelligenti e belli per aiutarlo con i compiti a palazzo. Tra questi giovani c'erano Daniele e i suoi tre amici. Daniele era molto bello, onesto ed intelligente. Dopo un periodo di prova di 3 anni, il re scelse Daniele e i suoi tre amici tra tutti gli altri giovani per aiutarlo a palazzo. Col tempo, Daniele guadagnò la fiducia del re e il suo affetto, poiché lo aveva aiutato a risolvere molti problemi e lavorò molto duramente per lui. Era noto che lui era molto più intelligente rispetto alla sua età ed era un giovane dedito completamente al lavoro. Dopo Nabucodonosor, un altro re si impadronì di Babilonia. E poi un altro. Tutti i re di Babilonia si fidavano di Daniele e contavano su di lui per risolvere molti problemi. Col passare degli anni, Daniele si era fatto un bel nome tra i babilonesi. Era noto per la sua grande intelligenza, dolcezza e per la sua dote nel lavoro. Capiva subito i problemi posti dalla gente e dava sempre dei preziosi consigli per aiutare a risolverli. Era un uomo molto devoto a Dio e lo pregava almeno 3 volte al giorno. Quando il re Dario salì al potere, era così soddisfatto dei servizi di Daniele che lo nominò suo braccio destro nell'amministrazione del paese. Tutti gli altri consiglieri del re divennero molto gelosi di Daniele per questo, ma dovevano seguire gli ordini di Dario. Iniziarono ad incontrarsi tra di loro per parlare di questo. Babone e Samiele erano 2 dei più vecchi consiglieri di Dario. A loro non piaceva l'idea dell'affetto che Dario provava per Daniele. Avevano paura che il re avrebbe favorito lui su di loro. Il re continuava a riempire di oneri Daniele e addirittura cominciava a consultare solo lui per risolvere i problemi del regno. Il re sapeva che Daniele aveva la soluzione migliore per tutti i problemi del regno. Tutti gli altri consiglieri iniziavano ad aver paura di non essere più ben visti dal re e che sarebbero presto stati cacciati via. I membri più vecchi della corte erano Babone e Samiele e loro avevano le stesse preoccupazioni degli altri. Come fare per sbarazzarsi di Daniele? Un giorno Babone e Samiele si incontrarono in una taverna lontana per discutere di questo problema. Daniele sta diventando sempre più potente ogni giorno che passa. Il re ormai ascolta solo lui. È da anni che noi serviamo questo regno e nonostante tutto il re neanche ci chiede più la nostra opinione. Se continuiamo così, sono sicuro che il re ci rimuoverà dalle nostre cariche. Ci toccherà tornare per strada a vendere le scarpe per vivere. Figurati. È vero, amico mio, dobbiamo fare qualcosa per evitarlo. È una questione di sopravvivenza. Dobbiamo trovare un modo per mandare via Daniele dalla corte del re subito. Ma non è facile, Baboni. Ha una grande reputazione. Il re non lo manderà via solo perché glielo chiediamo noi. Dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo distruggere la sua reputazione. È da tanto che lo osservo ormai, ed è impossibile trovare un suo punto debole. È un uomo molto devoto e prega il suo Dio 3 volte al giorno. È anche molto popolare tra la gente. Aspetta! Hai detto che prega il suo Dio 3 volte al giorno, giusto? Sì, ma questo tutti lo sanno. Perché? Credo di aver qualcosa da usare contro di lui. Se il mio piano funziona, non dovremmo più preoccuparci di Daniele una volta per tutte. Cosa pensi di fare? Dimmelo! E così Babone e Samiele organizzarono un piano quel giorno. Tornarono a casa dopo aver stabilito di incontrarsi a corte il giorno dopo. Il giorno dopo, Babone e Samiele arrivarono al palazzo del re. Parlarono con lui di alcune questioni da risolvere e di come il popolo di Babilonia sia contento con il re e il suo regno. Adorarono il re per il suo coraggio, il suo senso di giustizia e per quanto dolce e misericordioso era. Il re era molto contento di come Babone e Samiele lo adoravano. Poi Samiele diede un consiglio al re per far passare una legge. Mio signore, il popolo di Babilonia è in debito con te.
Il regno è grande, la sua fama ha raggiunto tutti gli angoli del pianeta. Tutto questo è soltanto merito tuo, mio re. Nessun altro re ha mai raggiunto i risultati raggiunti da te. Dobbiamo celebrare questa occasione. E per fare questo, dobbiamo dare al popolo un'opportunità per mostrare la sua gratitudine a te, mio re. Le tue parole mi colpiscono, Samiele. Sei davvero un uomo leale verso Babilonia. Cosa credi sia meglio fare, allora? Ah, mio signore, ora te lo spiego. Vogliamo suggerirti per i prossimi 30 giorni di farti pregare e venerare da tutti gli abitanti di Babilonia. Nessun altro dio dovrà essere pregato, ma solo tu, il grande re Dario. Sì, è una bella occasione per scoprire chi è davvero fedele a Babilonia e al suo re. Suggeriamo di far passare un decreto in cui venga stabilito che per i prossimi 30 giorni tutti dovranno adorare e pregare nessun altro dio se non il re Dario. Credo sia un'ottima idea questa, Samiele. Hai appena dimostrato di valere la posizione che ricopri nella mia corte. Ma devo prima discutere tutto ciò con Daniele prima di farlo. Vostra Maestà, non credo che questo sia necessario. Ne abbiamo già discusso con tutti i consiglieri della corte e sono tutti d'accordo. Anche Daniele sarà d'accordo senza alcun problema. Perché perdere tempo nel discuterne con lui, mio re? Abbiamo già preparato il decreto da firmare, Vostra Maestà. Ecco la pergamena. Il re credette che Daniele sapeva di questa legge. Comunque, Daniele non ne sapeva assolutamente nulla e così lui in realtà non ne sarebbe mai stato d'accordo. Babone mandò due guardie a casa di Daniele mentre lui stava pregando Dio. Non appena i soldati videro Daniele pregare Dio, lo arrestarono immediatamente. Daniele, non hai sentito della nuova legge varata dal re? Quale legge? Cosa ho fatto di male? Perché volete arrestarmi? Una nuova legge è stata varata dal re che stabilisce che nessun cittadino dovrà venerare altro dio al di fuori del re Dario per 30 giorni. Io non lo sapevo questo. Molto bene, portami dal re. I soldati arrestarono Daniele e lo portarono al palazzo per essere presentato davanti al re. Il re aveva sentito dell'arresto di Daniele e ne era molto triste. Capì che i suoi consiglieri stavano complottando contro di lui da tempo, ma ormai non poteva far nulla perché aveva firmato la legge. Nessuno poteva essere estromesso dalla legge una volta firmata, neanche il re stesso. Quando Daniele venne presentato davanti a lui, dalle guardie del re, gli si spezzò il cuore. Samiele e Babone erano anche loro presenti a corte ed erano felici che il loro piano aveva funzionato come sperato. «Daniele, che cosa hai fatto?» Pensavo fosti a conoscenza di questa nuova legge. Hai qualcosa da dire in tua discolpa? Mio signore, Daniele ha violato la legge del regno. Ormai è chiaro come il sole. In molti l'hanno visto pregare Dio questo tempo. Non puoi perdonare nessuno che oltrepassa la legge. Non sarebbe giusto verso gli altri cittadini. Daniele deve essere punito. Va gettato nella tana dei leoni. Non ho niente da dire, Vostra Maestà. Sono un servo del regno e sono pronto ad affrontare la punizione che mi darai. Non ho altra scelta, Daniele. Ordino di gettarti nella tana dei leoni. Spero che il dio che preghi e veneri possa salvarti. Non appena il re lo comandò, Daniele venne portato via dai soldati e gettato nella tana dei leoni. Il re era molto triste ad aver condannato a morte Daniele. Quella notte non riuscì a dormire. Era rattristato dal fatto che il suo servo preferito venisse divorato dai leoni. Il mattino dopo, con il sorgere del sole, saltò fuori dal letto e si avviò verso la tana dei leoni. Si avvicinò alla tana lentamente e chiamò esitante Daniele. «Daniele, puoi sentirmi? Il dio che preghi e veneri ti ha salvato. Rispondimi, Daniele! Sei vivo!» Ci fu silenzio per un paio di minuti. «Sì, Vostra Maestà!» Dario sentì poi una voce che lo fece saltare di gioia. Era la voce di Daniele. «Sì, Vostra Maestà! Possa il re vivere per sempre! Sto bene, mio signore! I leoni non mi hanno toccato! Il mio Dio ha mandato un angelo che ha serrato la bocca di questi leoni!»
Il mio Dio mi ha davvero salvato perché sono innocente. Soldati, entrate subito nella tana e tirate subito fuori Daniele. I soldati spostarono il masso che impediva l'entrata nella tana. Piano piano Daniele uscì fuori dalla tana. Non c'era neanche un singolo graffio sul suo corpo. Era successo un miracolo. Daniele, il tuo Dio esiste veramente. È venuto in tuo aiuto nella tua ora più buia. Mi dispiace averti dovuto condannare a questo. Vieni, adesso andiamo tutti a palazzo. Quando la notizia di ciò che era successo si sparse in tutto il regno, il popolo era scioccato e meravigliato. Babone e Samiele capirono che il loro piano era fallito. Quando il re arrivò a palazzo con Daniele, ordinò ai soldati di gettare Babone e Samiele nella tana dei leoni. I leoni si avventarono su di loro e li uccisero all'istante, spezzando tutte le loro ossa e divorandoli. Il re era pieno di gioia che Daniele era tornato sano e salvo a corte, trasformò la vecchia legge e fece in modo che ognuno a Babilonia pregasse e venerasse il Dio di Daniele, il Dio che compie miracoli per aiutare quelli che lo adorano. E così Daniele continuò a servire il re e ad eseguire i suoi doveri per molto tempo. Continuò a pregare il vero Dio fino alla morte. Vi è piaciuto questo video? Per vederne ancora e non perderne nessuno, segui la manina bianca in alto a sinistra, clicca sul nostro logo e iscriviti. Video nuovi e divertenti tutti i giorni. Ciao e al prossimo video!